Assessore Gaggino, eccoci qua finalmente. Abbiamo aspettato tantissimo la data della presentazione teatrale quest'anno ed è arrivata in un posto particolare perché avete scelto la biblioteca come location quest'anno al posto del teatro. Come mai? Ma perché io sono di casa sia al teatro che in biblioteca e ci tenevo particolarmente quest'anno, visto che il teatro era chiuso, portare gli abituè del teatro a frequentare un attimino la biblioteca, a vedere che cosa abbiamo. Abbiamo esposto anche dei libri particolari, delle testimonianze, addirittura un regolamento del 1880 del teatro, a testimoniare che in biblioteca abbiamo veramente di tutto e se la gente vuole documentarsi può venire tranquillamente qua a trovare quello che vuole. Hai già anticipato tu che il teatro sociale quest'anno sarà ancora chiuso, gli spettacoli andranno in onda al teatro Odeon, però la buona notizia è che sono iniziati i lavori. Assolutamente sì, sono iniziati finalmente, ho visto spegnersi le luci, ho visto smontare delle parti di teatro, quindi vuol dire che sono iniziati e non so la data per la quale finiranno. Sicuramente penso che la prossima stagione non potremo farla ancora al teatro sociale, però non è detto, se l'architetto è veloce e l'azienda è veloce potrebbe anche darsi che sia così, ma sarà poi un altro capitolo. Per il momento godiamoci questa stagione, seppur all'Odeon, però godiamocela. E abbiamo visto e ad ascoltato che ci sarà anche una novità, perché useremo finalmente il forum come location anche per una data molto importante, ospiteremo un ospite d'eccellenza. Ma sì, nel nuovo bando abbiamo voluto, io e l'assessore allo sport, vice sindaco Moscarola, inserire 4 serate gratuite per coloro che avrebbero vinto questo bando. Lo ha vinto il nuovo contatto organese, siamo contenti per una questione di continuità, ma soprattutto le 4 serate del Biella Forum serviranno, visto che il vice sindaco ha voluto ristrutturare e rimettere a norma per gli spettacoli questo importante, comunque complesso, che è quello del Biella Forum, volevamo appunto fare in modo di cominciare a usarlo per gli spettacoli, visto che la pallacanestro per il momento non c'è più. Per fare questo nel bando abbiamo inserito 4 serate, abbiamo detto che sarebbe stato vantaggiato sicuramente chi avrebbe almeno riempito una di queste 4 date, speriamo poi che lo facciano con tutte e 4. Ovviamente ci voleva un personaggio, che fosse un cantante, che fosse un comico, comunque un personaggio almeno dai 3.000 posti in su, cosa che comunque il teatro Odeon non poteva contenere, e quindi abbiamo puntato a certi nomi. Oggi abbiamo avuto la conferma non dalla produzione ma almeno dall'attore direttamente che ci sarà, e questo sarà Enrico Brignano. Fantastico, voglio dire che la stagione che ci aspetta è ricchissima e quindi non possiamo far altro che invitare tutti i biellesi e anche non biellesi a partecipare numerosissimi. Assolutamente sì, la presenza qua alla presentazione è già stata importantissima, anzi le mie bibliotecarie non pensavano a una presenza così, quindi questo è bellissimo, e soprattutto ringrazio tutti voi, ringrazio anche Telebiella che è sempre nostra ecco, infatti, di fiducia e di viaggio, e quindi non abbandonateci, perché se questa stagione è cresciuta in questi anni è anche grazie a chi la divulga. Grazie a voi.